Buongiorno, buon pomeriggio. Non so neanche io come ho fatto a ritornare a casa. Ho ancora il lettore MP3 che suona e suona niente di particolarmente trascendentale, non so se riuscite a sentire. Suona una canzone molto molto vecchia di Umberto Tozzi. Qui c'è gente, ci sono signorine che mi chiedono: ma perché non ci parli dei tuoi gusti musicali? E io penso che non ci sia niente di interessante ai miei gusti musicali perché ascolto o musica italiana, però molto molto spicciola, di 2500 anni fa, oppure ascolto musica cinese, la musica che mi piace, neanche cinese in realtà, musica cantonese. Allora, non so bene che tipo di video sia questo, forse è un outfit of the day, forse è un video semplicemente di chiacchiere, e ad ogni modo nel frattempo qui mi decompongo, mi scompongo l'outfit da inverno. Fuori nevica, nevica un bel po'. È incominciato a nevicare un'oretta fa e le strade sono già tutte belle imbiancate completamente. Fa un freddo incredibile. Questa mattina c'erano 6 gradi sotto zero. Adesso la situazione si è un po' calmata, ovviamente, perché sta nevicando. Quindi questo significa che ci sono 0 gradi. E già che mi ci trovo, visto che mi sto togliendo i vari strati di cose che ho addosso, vi faccio vedere anche l'outfit of the day di oggi, che però non è niente di che, perché questa mattina era lunedì, andavo di fretta, dovevo uscire molto molto di corsa e quindi mi sono messa praticamente le stesse cose che avevo durante il fine settimana e queste stesse cose sono un adorabile maglione, questo maglione che è lungo, lunghissimo, potete vederlo anche sul dietro se riuscite. Ah, forse dovrei accendere quest'altra luce un attimo che ci trovo. Ecco, non credo che cambi molto la situazione. E allora, dicevo, c'è questo maglione molto lungo che è un maglione di H&M. Esiste anche in blu e io ce l'ho anche in blu perché mi piace tantissimo. Dietro, vedete, è proprio lungo ed è anche molto largo. Teoricamente si potrebbe portare con una cintura, però a me piace già così, io sono già contenta così. E c'è un collo che è un collo alto, ripiegabile, che però lascia spazio per respirare, quindi esattamente come piace a me. Avrei potuto metterci una collana, avrei potuto ornare, abbellire un po' questo maglione, però questa mattina proprio qui dentro la mattina fino alle 8 c'è un buio pesto incredibile e allora non è che si abbia così tanta voglia, non si ha molta voglia di prepararsi, di truccarsi, perché non ci si vede, si sta al buio. E poi l'altra cosa che ho sono degli scaldamuscoli, perché altrimenti sarei congelata, degli scaldamuscoli, come potete vedere, grigi, e i miei anfibi che sono in questo momento bagnati. Allora, vi faccio vedere, prendo una bustina di un qualcosa che vorrei farvi vedere e poi che altro, poi niente, poi mi siedo. Dunque, prendo i miei acquistini di oggi, così alla rinfusa li prendo. Ecco, e mi siedo. Scusate, ma sono tornata veramente in questo momento. Forse dovrei cambiare la posizione della fotocamera perché così non si vede niente. E infatti, se aspettate un attimo, sentite questi rumori, sono i rumori delle cose che sto appoggiando e che vi farò vedere fra un secondo, che vi farò vedere fra un secondo, sono diventata veramente tedesca. Allora, copro un momento la fotocamera per spostarla ed evitarvi il mal di mare e avvicino anche un po', l'obiettivo e poi accomodo la fotocamera nella sua postazione solita, giro la sedia e basta, ecco qui, e mi accomodo così posso parlare in pace con voi. Allora, buonasera. Davvero, non so neanche io come ho fatto a ritornare a casa perché non c'è vento oggi, però è una giornata veramente fredda, 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 freddissima. Allora, bando alle ciance, vi faccio, no, in realtà questo è anche un video di ciance, e vi faccio vedere i miei acquistini di oggi. Allora, sono andata al DM e ho comprato uno smalto, ho comprato uno smalto che è arancione dorato e lo davano via per 1 euro. Lo smalto in questione è questo qui ed è di una marca, vedete, una marca che si chiama MNY e sarebbe la marca, qui continuano ad esserci i peletti della sciarpa dappertutto, ed è la marca giovane della Maybelline. MNY sarebbe Maybelline New York. Questi smalti mi stanno piacendo moltissimo, in questo momento vedete ho questo sulle mani.
italiani, e anche questo è della MNY ed è un colore bellissimo, un colore tra l'altro che è stato rifatto da tante altre marche molto più costose, ma gli smalti della MNY normalmente costano 1,95 euro, quindi quello che ho sulle unghie è costato 1,95 euro. Scusate, io intanto cerco di eliminare dalla mia visuale questi stramaledetti peletti della sciarpa. E invece quando le collezioni finiscono e si cerca di smaltire gli ultimi pezzi, allora vedete, costano 1 euro. Dunque, questa è una cosa che ho comprato. Poi c'è vicino al posto in cui lavoro, c'è un negozio che sta per chiudere e quindi sta svendendo tutto a prezzi piuttosto convenienti. Non si tratta di roba particolarmente bella, però si tratta di roba che torna utile se uno ha le idee confuse, come me, per esempio. In questo caso, io in questo periodo ho la fissazione degli scaldamuscoli e vorrei scaldamuscoli di tutti i colori, però non so decidermi su quali colori e soprattutto non trovo i colori che vorrei. Per esempio, io vorrei un bel rosso bordeaux oppure un bel marrone ruggine, e questi colori neanche a pensarci che si trovano, però si trovano altri colori molto più, vabbè, così terra terra. Allora io ne ho comprati due oggi, sono praticamente scaldamuscoli usa e getta, e però per il loro essere usa e getta tornano molto utili. Vedete, il prezzo è 1,50 euro, e in tedesco scaldamuscoli si dice Stulpen, come potete leggere qui, e qui c'è un color bluino petrolio più o meno, e poi c'è un altro colore che è marrone, un semplice marrone. Questi scaldamuscoli io ce l'ho già, quelli che mi avete visto ai piedi sono della stessa serie, li ho comprati nello stesso negozio, sono comodi perché aderiscono bene alla gamba e quindi mi permettono di metterli dentro i cosi, dentro gli stivali, e mi permettono di chiudere agevolmente gli stivali senza troppa difficoltà. Poi un'altra cosa che ho comprato e che stavo aspettando da moltissimo tempo e non usciva mai, e mi chiedevo che fine avesse fatto, è questo pennello della Alverde. Questo è un pennello da ombretto ed è fatto in questa maniera. È ancora nella bustina. Il prezzo è, chissà se riuscite a vedere, 2,95 euro. Non so come sta venendo questo video perché non vedo nulla, ho ancora la faccia e il cervello completamente intirizzito. Poi vi dicevo che giorni fa su Facebook vi stavo dicendo che avevo mangiato uno yogurtino bianco con dentro sciolto un po' di miele alla liquirizia. Allora oggi sono tornata nel mercatino di Natale dove c'è la bancarella che vende i mieli e me ne hanno fatti assaggiare di tutti i tipi e sono stata contentissima, e alla fine ho comprato il vasettone del miele con la liquirizia, che è questo. Vedete, qui c'è scritto Lacritz, che significa appunto liquirizia, e questo è, sono stata troppo contenta. Mi ci sono svegliata stamattina, diciamo che la spinta che mi ha portato ad uscire oggi è stato il fatto che sapevo che dopo il lavoro avrei potuto comprare il miele alla liquirizia perché è troppo buono. E poi ho comprato altri due vasettini di assaggi. Io faccio sempre così, una settimana compro i vasettini di assaggi e poi eventualmente la settimana successiva torno a comprare il vasettone. E quindi ho comprato un vasettino di miele al caffè, in realtà qui c'è scritto sì, miele di polline al caffè. Traduco un po' così pedestremente. E poi ho comprato miele di acacia con limone, che è questo qui. E poi vediamo, li ho assaggiati tutti e due, sono tutti e due molto molto buoni, molto aromatici. E basta, questi sono i miei acquistini di oggi. Poi ho comprato un'altra cosa, però me la sono già mangiata, ossia ho comprato un cartoccione di caldarroste belle bollenti, e poi sono andata semplicemente in un centro commerciale che c'è nel cuore della città e dove ci sono delle panchine, e mi sono seduta in panchina a guardare le persone che passavano e a scartocciare le mie caldarroste. Infatti poi avevo le manine tutte un po', le punte delle dita qui, tutte un po' scorticate. Allora, giustamente, che fa Valentina? Va al DM. Al DM c'è il distributore di acqua fresca da bere, potabile ovviamente. Quindi ho bevuto un po' d'acqua dopo aver mangiato le castagne.
Poi con il tester di una crema al verde mi sono riparata le punte delle dita e basta, e poi mi sono riavviata verso casa e questo è stato un po' il mio lunedì dopo ovviamente il lavoro. Adesso sono, ripeto, circa le 4:30 del pomeriggio, è buio pesto fuori, ma è buio pesto perché sta nevicando. Vi faccio vedere a questo punto un po' la neve e poi direi di concludere il video in questa maniera. Richiudo un attimo per evitarvi di nuovo il mal di mare e vedete qui c'è la finestra fuori con la neve che cade e però non si vede niente perché la fotocamera non riesce a mettere a fuoco bene. Quindi richiudo di nuovo, riappoggio la fotocamera per i saluti. Mi piacerebbe continuare a chiacchierare, però non posso parlarvi del trucco di oggi perché non so dove l'ho lasciato. Alcuni pezzi del trucco di oggi ce li ho dentro la borsa che avevo con me al lavoro, altri pezzi li ho lasciati in camera di là e non so neanche in che condizioni si trovi la mia faccia perché sono semplicemente tornata a casa, ho messo l'ombrello ad asciugare e ho acceso la fotocamera. Perché voi sapete, quando si torna a casa particolarmente stanchi, certe cose, come per esempio un video, o si fanno subito oppure non si fanno più per il resto della giornata. Quindi io ho preferito fare subito, togliermi il desiderio di fare un video subito e poi adesso basta. Poi adesso mi vado a decomporre del tutto, mi vado a scomporre, a smontare del tutto e poi tento di riposarmi un po'. Penso di avere bisogno di un piccolo caffè decaffeinato perché ormai è un periodo in cui bevo solo caffè decaffeinato, infatti non mi fa niente, continuo a stare con la testa completamente persa fra le nuvole, però vabbè, è un qualcosa di caldo. E basta, quindi io chiudo questo video, grazie per aver ascoltato queste chiacchiere perfettamente inutili fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!